proseguiamo la nostra domenica. Divertente l'angolo rosa, anche perché le nostre donne in questo programma parlano anche di altro, ed è giusto avere una sfera a 360 gradi di donne che parlano anche di cose più leggere. E da donne un po' pettegole passo ad una ragazzina che si appresta a diventare donna e che forse ricorderete. Ho con me Sara Musella, grazie per essere qui e per rinfrescare la memoria, che tu sei cambiata ormai. Eh sì, beh, si cambia, ovvio. Io farei vedere un video che ti riguarda, che non si vede tanto bene, però l'ho voluto perché è anche abbastanza emozionante. Vediamo. Posso dirti una cosa? Sì. Questa canzone la dedico, ma molto, molto, molto al mio papà, che però adesso non ci sta più, però adesso è diventato il mio angelo custode. Beh, cara Sara, io canto, un'esperienza favolosa. Bellissima. E hai commosso un'intera platea televisiva in quell'occasione. Così pare, dai. Canzone dedicata a papà. Tra l'altro tu hai anche avuto modo di duettare con grandi personaggi, sì. Alessandro Amoroso, per esempio. Fino a Daniele. Con sì, sì. Robert, la Carrà. Insomma, la Carrà. Qual è quello che porti più nel cuore? Beh, io sono innamorata di Pino Daniele. Quindi anche perché è un artista che è favoloso, quindi non ci sono parole. Per me, dopo l'accaduto che è successo a Pino, per me è ancora vivo, vive nel cuore. Ma Pino come Daniele mio padre è vivo per molte persone. Bellissimo. Senti, e come nacque l'esperienza Io Canto a Canale 5? È nata molto, molto stranamente, perché in un agriturismo io conobbi Cino Tortorella e da lì una talent scout che mi portò a fare i provini per Ti lascio una canzone. Dopo lì il regista passò dalla Rai alla Mediaset e mi vollero nella Mediaset, quindi feci il provino per Io Canto e mi presero. Quanti anni avevi? Avevo 6 anni. 6 anni. Quanti anni hai fatto Io Canto? Ho fatto 5 anni di Io Canto, tutte le edizioni. E tra le altre cose, proprio in quel periodo ti accade qualcosa di molto terribile. Il secondo anno, versi 6 anni e mezzo, 7, va. Morì non mi papà. Ricordo. Morì papà, vabbè. Sta sempre qui nel cuore, le cose si superano e la vita va avanti, come sempre. Mazza, Sara, complimenti. Grazie. Complimenti per aver detto delle gran belle verità. Un ricordo di papà? Lo dico perché vedo che ne parli con una certa forza. Sì, per me, a me fa bene parlare di papà, perché cioè, per me mi è sempre vicino. Cioè, il ricordo più bello che ho di papà è il suo sorriso, cioè, vederlo dalla platea, perché sai, quando ci si guarda i propri genitori dalla platea è la cosa più bella. Allora quando iniziava il programma salutavo mamma e papà e dicevo tutto a posto, e quel sorriso di papà orgoglioso di sua figlia, quello è e questo il ricordo. È quello che deve rimanerti sempre. Sì. Detto ciò, poi c'è Gerry Scotti, che è un gran signore della televisione. Bellissimo, lo con adoro. Cui avevi, non lo so. Avevo, perché adesso non ho molti contatti rapporti. E rapporti, però penso che se si riacquistano i rapporti, cioè, non oso immaginare, veramente. Certo. Se prima era bello, figuriamoci adesso che sono cresciuta. Molto paterno, no, lui, sì, con tutti molto. Voi? Come lo vedete in televisione, uguale, sono un po' più magro. Ecco, sì, la televisione ci ingrassa. Vabbè, dai, voglio dire. Sto scherzando, ovviamente, chi lì ci sono, ma quelli poi possono sempre essere tolti. Oggi ci canti un po' di Napoli, sì, perché un po' poi di tu Napoli. Sei rimasta legata alla tua città. Certo, che ovvio. Progetti hai per il futuro? Bella domanda. Ho progetti molto ampi, diciamo, che per i prossimi anni avrei intenzione di fare qualcosa, però non vorrei dire niente per... Metti caso succede qualcosa, no? E allora, però desidererei tantissimo diventare una cantante ed essere conosciuta, questo è il mio sogno. E noi quindi... te lo auguriamo, grazie. Perché poi quando c'è talento
diventa un po' più facile. È difficile questo sì, mondo, sempre, però... è tutto difficile con lo studio e... Tu studi anche. È da 2 anni che studio canto, non l'ho mai studiato. Grazie anche, dobbiamo dire, perché a Napoli accadono anche delle belle cose. Tu vivi a Scampia, in un quartiere particolare, dove un po' ti hanno adottato tutti. Sì, è vero. E tu studi canto. Studio canto nella Melissa Bassi. Quindi è da 2 anni con la mia professoressa che studio canto e sto imparando a suonare un po' di pianoforte. Hai scelto un medley napoletano oggi? Sì. Come mai? Perché questo medley me lo fecero sempre lì a Io Canto e è stato arrangiato dal maestro Maurizio Pica, il direttore d'orchestra di Io Canto. Senti, ma il tuo sogno più grande, no? Sì. Ecco, adesso vediamo tanti talent, c'è sempre Sanremo, ma la cosa che proprio ti cambierebbe la vita? Mi cambierebbe la vita del tutto. Che ti piacerebbe fare, approdare? Mi piacerebbe puntare ad amici. Eccolo. Sì, è quello. Speriamo, dai. Sei ancora un po' piccola. No, si può, si può. Già si può ad amici a 16 anni? Sì, sì. Già si può. È andato Thomas, voglio dire. Quindi... Ma guarda, lei è informata. Una disinvoltura. Sì, sì. Lei è pazzesco. Dai, facci sentire nuovamente la tua voce. Grazie. E poi ci salutiamo. Signore Sara Musella. Riuscite in cielo a sta compagna vostra che c'è perduto su una fantasia. Cosa grande per me, una cosa che amo fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché ti amo da sola, sicuro tu stai tremando. Cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non pena così, a così grande.
Vai lontano da stupore, a tuo volo con pensiero. Niente voglia, niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, come io sono sicuro di te. Oh vita mia, oh cora, e chi sto cora, sei stata oh prima amore, e oh prima l'urta ma sarai per me. Quando notte non ti vedi, non ti senti in questi bracci, non ti passa che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Ma se t'anno ma su suona, ma fai chiagnare perché. Me. Oi vita mia, oi cora, e chi sto cora, si stata o prima amore, e o prima l'urta ma sarai a me. Grazie. Ma grazie a te, Sara, per averci regalato questa belle melodie. Vieni.